Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Ditemi il civico, ditemi il civico. Ma è finita? Oh, controllo 3, civico. Per forza, per forza, per forza, per forza. Oh, vattene. Chiami sti cazzo di medici, bro. Bro, chiama i medici, bro, chiama i medici. Uno, frate, non lo bro, sai. Chiama i medici. Sweet game. No. Ma che fa? Chi sono? Scenda. Ma che fa quello? Chi sono? No! Aspetta, c'è un inseguimento, fermi! Dove? Aspetta, fermi. Nei nostri confronti. Non vedi, c'è uno che ha rubato. Che ha rubato. Capelli rosa. Io direi fuori la pistola. Eccoci qua, via. È andato, mi sa, eh. Spara Simone Santoro, vedi se ce la fai. Audio disincato, comunque, risolviamo subito, aspetta. Il desync. Aspetta, stiamo risolvendo al volo. Okay. Il desync. Ok. Facciamo questo. Ecco qua. Ok, aspetta, siamo quasi, ragazzi. Arrivo, aspetta. Ok. Un attimino, ragazzi. Ci sono. Ok, perfetto. Clic, e poi così, no, certo, poi fai questo, poi fai anche questa operazione qui, clic, clac, ecco, fai ecco quest'altra operazione di questo tipo. E ora? E adesso clic, clac, ok, tic, tic, puc, ok, dovrebbe essere tutto ok adesso, ragazzi. Inizio, ragazzi, parla di 10 anni fa minimo. Pure più. E poi chiama, a un certo punto ci radunano, eravamo io, Fra, Frog, ma lì eravamo più avanti, era forse, non so se, la prima Netflix era, la primissima Netflix Italia, ci invitarono tutti. Certo, io pure stavo lì a lavorare per Netflix, che facevo Daredevil, le cose. Sì, però te a quel raduno non sei venuto, perché tanto possiamo dire, tanto è cambiato di sicuro tutto il team, che ha detto, tanto di sicuro non ci fanno fare un cazzo, io non vengo da Roma fino a Milano per fare quel raduno. E quindi eravamo rimasti io. E aspetta, ci ho preso oppure no? Alla grandissima. Grande Claudio! C'eravamo io, queste sono tutte cose sì, che rarissime. Però cioè, queste io, non si sanno. Esatto, veramente dei. Io, Raffaele, Richard HTT, che erano già il drago bicefalo. Poi c'era. Cioè, per definizione. Andiamo avanti. Così. Vabbè, stanno simpaticissimi. Vabbè, capirai, li amo, però sì. Porco tuo, sono venuti con l'esercito a prendermi! Come mi danno ma come gli admin mi danno dei consigli per far più casino? Cioè io veramente, guarda, Grazie Risedera, ma poi cos'era sto suono? Grazie Frank Rollo, Frigo Par, Francesco Bono, Fluide, Ralo, Criser. Più che casino è per evitare che muori. Eh beh, però se vivo poi faccio casino, però va bene, ho capito, apprezzo. Pushate detto. Oh, push. Magari, non sparate me, Stosca. Non sparate me? Ma questi sono analfabeti, lo so, questa ti ricorda un periodo che non c'è più, un periodo colorato, un periodo... Però anche quella di Doom un po' lo fa, eh. Facciamo Doom, dai. Secondo me sì. Ma Doom. Sì, da Doom è fortissimo. È il momento di abbandonarlo. Qui è veramente come paragonare Burri a De Chirico, sì. Questo è Burri, e De Chirico. Ha detto, c'hai diritto, il suo diritto è parlare, sta zitto. Oh! Oddio! Un bel discorso del douche si fa qui. No! Vabbè, volendo. Ma come cazzo stiamo? Su un balcone. Oh. Tocca a bagarsi. Oh, ma perché è possibile che nessuno c'ha un cortellino? Oddio, chi è? Chi è? Lo Slender. Oh. Ant invio, alt invio. Ok, grazie ragazzi. Questo.
Non so se si è sentito, però. Non credo. C'è tipo cagato addosso. Buonasera. Buonasera, tutto regolare? Tutto a posto? Oh, aspetta. Oddio, che cazzo? Oddio! Che è in caccia? Ma che cazzo sta succedendo? Aiuto! È impazzito, aspetta, ci penso io. Aspetta. No, no, non farlo. Vai. Sì, via Claudio Suca, ammazza ragazzi, è il 2002 e non fate ride. Prego, andiamo avanti. No. Ah, no, no, no. Attenzione. Ah, capito? Ehi. Non tromba. Siamo soli in casa. Che ne dici se... L'approccio più falso più, no, di no, tutti beh, i tempi. Non ti è mai capitato? Mai capitato così a te? A seduto sul divano a leggere i manga come... c'hai la tua ragazza seduta vicino. Che ti fa così sulla testa. Aspettate, questa. Chi è il bimbo qua che parla? Chi è questo nanoide? Aspettate, raga, un attimino. Chi è il pupo? Chi è il pupetto? Si pare che stavo su cazzo. Mi scusi? Quanto? Mi scusi? Mi scusi? Oh! Mi scusi? Salve! Saprebbe dirmi dov'è l'Asgard? È in giro. No, questo... mi è uscito un attimo. Oddio, oddio, si è fermato, sì. Ma che cazzo? Scappiamo, ha chiamato la polizia, andiamo, andiamo. È proprio gay. Eh sì, è gay. Cosa? Non si può dire, non si può no, dire. No, sì, sì. Vabbè, poi con tu pace parlo io. Allora, fammi un attimo. Che dicevo. Boh. Allora, Messo l'orecchino nuovo, vi piace? Twitch aggiungerà il 10% a ogni tifo fatto con più di... Vabbè ragazzi, tranquilli, per suo padre, tanto non capisce l'italiano. Dice io vedevo, noi andavamo via perché a fine del primo tempo hanno sospeso la partita. Entravano i tifosi, dicendo andiamo a menà. E io gli ho detto, ma papà, ma perché questi fanno così? Perché venivano allo stadio per menasse e non per guardare la squadra. E lì ho capito a 12 anni che forse stiamo veramente tutti esagerando. Quindi chiudiamo gli stadi. Diamo un lavoro semplice ai giocatori di calcio. Possono fare pizzaioli, possono fare i postini, cioè nel senso lavori veri che hanno senso, dove loro tra l'altro possono utilizzare tutta la loro sintassi che conoscono, perché oltre lì non possono andare. E questo secondo me è un equo finale. Io è un piano di governo, se vogliamo proprio metterla giù. Io ti voteranno, guarda. In Italia dice aboliamo il calcio, proprio tipo se vuoi perdere meno un voto proprio, sì. Cioè proprio zero. Però grazie, guarda, discorso da depensante, ma stai zitto, ma per favore, depensante. Raga, il calcio si succhiami le palle, comunque. Esatto. Io volevo incontrare a tutti i costi Daniele Zemmer. Ah, non ti ricordi perché? A un certo punto no, non me lo ricordo. Ok, vabbè. Ma perché volevo incontrare tutti in quel periodo, sai? Ne aveva parlato ieri Merrino, lo sai? Perché volevo incontrare tutti? Merrino ha capito una cosa di me su cui non mi sono mai indagato, cioè la so. Però non mi sono mai fatto domande. Merino mi ha detto, te Dario, avevi, perché ora non lo faccio più, avevi questo vizio. Te vuoi, quando vedi un barlume di speranza nelle persone, conoscerle a tutti i costi per farle divertire. E io ho fatto, e volere conoscerti ci fai certo, divertire insieme. Certo, è vero, lo confermo, c'ha ragione. E io faccio, è vero Marco, ora non lo faccio più perché ho più paura di scottarmi. E lo fa con Daniele Semmetter, tant'è che trova il suo numero di telefono. E io lo chiamavo ogni giorno. E a un certo punto ci radunammo, mi pare... Ma lui ti rispondeva? No, mai. Ok, questo già cambia la situazione. Lui, è perché volevo fare dei video insieme a lui. Allora, lui... Ma non era per no, no, perché tu... Numeri, ai tempi non c'erano queste cose. No, no, eri puro. Volevo farci video. E se quella. Ho arrivato col coltello. Senti, io ho un appuntamento vicino a Montecito. Scusami, Dio del serve, scusami. Cosa? No, niente, stavo... Che Slenderman è proprio Gesù? No, sta tranquillo, dai. No! Masturare, masturbare e arrabbiare. Lei come si dichiara? Imputato? Ah, sì, io ho rubato un bel po', ma ho fatto di peggio. Ho ucciso donne. Sempre due volte. Sì, come sì, quei sì, personaggi sì. Quei bravi ragazzi. Sì, è vero. Due volte che così... Chiudila. È già morte, ho aspettato che i bambini nascessero per poi... No, ma, sì, però... Madonna, ma c'erano queste cose qua, porca troia. Ma anche di peggio. Ma davvero?
Ma io ho trovato certa roba scavando in tempi. Io ho trovato un video di Frank Matano che scorreggia su un cadavere, ragazzi. Cioè, robe terrificanti. Cosa vuol dire questo? Ma niente, per fuga di cervelli c'era questa scena dove loro erano in un obitorio. C'è questo video di lui che si avvicina a questa donna nel backstage, tra l'altro una donna nuda. Infatti il video è su YouTube, non so come. E scorreggia sul cadavere. Perché è morta. Fine. Sì, che era là nel lettino del... Appena rischiare... Cioè, sta Maradona sta andando così bene, non capisco perché. Fuori di testa l'abbiamo visti. No. Vuoi andare avanti tu? Prima arriviamo in città. Oh, ecco qualcosa. Az! Lui. Andiamo. Grazie mille. Senti, facciamo... scusi, Demo Goblin. Facciamo una cosa. Noi stiamo andando in città. Ci vediamo nel mezzo alla spiaggia. Faccio vedere dove. Faccia spawnare yacht, così facciamo festa lì, dai, con tutte le roie del... Le? No, vai, apposta, dopo. Vabbè, abbiamo forzato, eh. Che succede? Oddio. Ho fatto le illustrazioni del primo libro di Charlotte M e del libro di Sofia Cresafulli e adesso Tiago. E lo fate io. Posso dire? Brava. E brava. Hai milcato. Ha milcato. È un milking moment. Agnese ha milcato. Ma possiamo in realtà raccontare, certo, questa insight. Non di te. Okay. Ma che in realtà poter campare, i fumettisti e gli illustratori in Italia, certo, milcano. Voi non avete idea di quante cose di questo tipo fanno. Se voi andate in libreria. Oh, ma io mi sono impegnata, comunque sia. Sono venuta anche ma bene. Ma nessuno ha detto una cosa di paglia, perché non ho detto niente. Una mega cosa. No, di dico paglia. Che no, fanno un sacco di illustrazioni, queste. Se voi andate nella sezione bambini, adolescenti o libri di youtuber, tutto, e aprite, troverete tanti illustratori che conoscete, o tanti illustratori che lavorano anche con Marvel, con Disney. Ma sì, ma certo. Slender, Dumotine, ce l'hai Dumota al volo. Chi? Dumotine al volo. Ma che bello però qua. Ecco, sentite il rumore. Slender. Oddio. Eccoci. Salve. Buonasera. Salve. Vabbè. Grazie. Sei molto divertente. Devo affidare a lei. Si deve affidare a lei. Il mio assassino è ancora là fuori. No, vabbè, capito quando passa che succede? La luce! Oh, let's see. No, ma questo non va bene. È anche contestualizzato. Io forse voglio della puntata. Ho letto. Lettuccio. Per forza. Ecco qua, via. Eccala. Chi era? Qua, via, il Maranza è andato. Ragazzi, purtroppo se citate i meme fosse così. Lei c'è sempre comunque. Sì, lei è una fissa. Secondo me è la fidanzata di uno di loro due. No, non l'ho detto. No. Vabbè, perché mi pare che li ho visti in foto insieme, forse. Ma dai, raga, ma sta roba non si può fare. Ma raga, ma per favore, ma la dobbiamo. Ma perché fate sta roba? Aspetta. Non farei quello che vorresti fare comunque. Salve! No. Nulla. Ma chi è questo? Aspetta. Niente. Però facciamo come i veri uomini. Che uomini? Fermo! No, è napoletano, vai via. Onde? Qui la porta! Attenzione! Che succede? È stato un atterraggio un po' di fortuna. È qui la festa? È qui. Siete arrivati, vabbè. Certo. Sono sopravvissuto. Ma che ha fatto quest'uomo? Ma che è successo qua? Qualcuno mi aiuti! Ragazzi! Sono Gigino, la tua intelligenza artificiale. Oddio, ancora i robot. No! Gigino, no! Aiuto! Mi sei sparato.
Buonasera. Commedia Lundini, sì. Però non è cinematografico. Ancora cioè, no. Cioè, Lundini, ma ancora secondo me non lo sarà mai, perché non ce l'ha proprio lui. No, lui che ha quegli sketch, Saturday Night Live. Ma anche, cioè, per esempio, no, per esempio, una cosa che io riconosco, per esempio, i Jackal, la scrittura dei Jackal sugli sketch, in tante cose, secondo me, è imbattibile. Anche dei Pills, Anche dei Pills. Ma poi, quando tu prendi quella roba là e la trasporti in un discorso cinematografico o seriale, è estremamente diverso. Salve! Scusi. Salve, tutto bene? No. Ma ha fatto un incidente il signore? Ma sta soffrendo, forse è meglio, ecco, porre fine. È meglio porre fine alle sue sofferenze. Vedi? No, my cock, no, not my cock, no. Don't listen the chat, please, Twitch. Corona, non mi viene corona, incredibile. Crown, I don't want the crown, because I don't want to be a king on Twitch. Ciao, hi Varen, thank you for your 5 gift for this channel and for this hype train. Thank you very much. No, vabbè, Stefano, quest'altro chiede se bisogna parlare in inglese. Ma no, Stefano, ma che cazzo dici? È una gag, c'è Twitch, c'è lo staff di Twitch, le stai parlando in inglese. Che bello. Sorry. Twitch, look at this. I am an inclusive person because my friend Stefano here is gay and right. And right now Stefano is here for a stream for answer heartbroken problems. Yeah. Ho fatto tutta la maratona così. E poi mi dici che sono stanco. Io sono invincibile. Invincibile, maremma puttana. Ma lo volete capire? Ve lo volete mettere in testa? Scidi di merda. Ti abbasso un po' il pisello, eh. Gigante, grazie Rick, gioielliero. Ieri Omaro, Alice Fruit. Sturm. Oh, Alice, ciao, Fruderock, ciccio che mi sono. Eccomi qua. Falli a destra, prima a destra. Siamo partiti come un razzo! Però posso fare una piccola imitazione di Luca Casadei? Puoi farlo, vai. Quando gli sono arrivate le mie clip, che la piglio per il culo perché mi ha invitato a One More Time. Ma poi e tu ci sei andato? No, mi hanno fatto la pre-intervista e poi non si sono fatti più sentire. E allora io ho detto, scusa, ma Luca mi chiama, mi manda un audio e fa... Dario, sinceramente sono stato colpito da quelle due clip perché non c'è stata quella comunicazione giusta che secondo me è necessaria dopo una pre-intervista. No, ma perché One More Time si occupa di intervistare persone che sono inciampate e sono cadute ma poi hanno avuto il coraggio di rialzarsi e tu non hai mai avuto questo inciampo. Stavo per chiudere il canale, cioè, dillo un po', no, secondo me c'era, hai studiato Luca, secondo me c'era Luca questa cosa, guarda che era proprio quella roba lì, però va bene, ok, però almeno mandami un messaggio, dici guarda Dario, non, il tuo profilo non rispecchia, e io ero ok, cioè a me basta che me lo dici. Scappare, ti faccio scappare. Perché quel messaggio è per me. Vabbè, ripongo la pistola. Mi starò cercando di sparare. Dio! Oh, è un casino. Come non è per me? Ma scusi, vabbè. Conosco su Twitch. Io faccio sempre il turno di notte. Qua alla stazione di servizio, ovviamente. E ti seguo. Soprattutto mi recupero sempre, anche in past, i momenti cinema con Frusciante, Marra e Vic. Ho detto, grazie. Grazie mille, tesoro. Ti abbraccio. Questo e tante persone che vanno sui camion, che sono negli autogrill, che lavorano in strada, che fanno gli infermieri e fanno il turno di notte, che sono reperibili, c'hanno un sacco di live accese che gli fanno compagnia, che ascoltano, che mettono lì come passatempo per andare avanti, per rallegrarsi un po'. Quindi sì, ci sono. E ce ne sono tante persone, ma molte vicine, molte persone comuni che fanno lavori normali, che fanno lavori anche che salvano vite, che si fanno compagnia con il nostro intrattenimento. Può capitare. C'è chi lo fa con la radio, c'è chi lo fa con Twitch. O anche con podcast di YouTube, video, interviste. Parlare, riesce a sentirmi? Signore? Parlare, Dario Moccia. Salve. Mi ha riconosciuto. Non poteva sopravvivere. Ma che musica è? No, fammela levare, sennò c'è il copyright. Va! Ma che cazzo di musica è? Quello è il reggaeton di merda. Maremma puttana, ragazzi.
Sì, avrei bisogno di una macchina per andare in città, per favore. Prendi sta macchina, dai. Grazie. Olè. Grazie mille, ragazzi. Alla prossima. Allora, vediamo un po'. Dove posso andare? Vediamo un po'. Buonasera. Mi parcheggio qua un attimo, eh. Aspettate, sento un attimo. No, oddio, è morta mia madre. Aspetta, devo controllare. Messaggio all'ospedale. Cultura. Ah, vabbè. Ora. Bello perché già prendevano io che mi do i tempi con gli occhi, che è una cosa vera, peraltro. Come letto GTO ed è bellissimo, ho deciso di fare l'insegnante. Ancora? Ma la smetti! Non sei Dario Moccia! Non stiamo facendo video su YouTube. Ah, è meta però! Meta! E con il meta avete vinto, letteralmente meta. Lui mi fa haha. Okay. Non è proprio... Non è proprio Toscano. Voglio parlare con Darren, il mio amico. Fatti i cazzi tuoi, pezzi. Io ho i poteri telecinetici. Anzi, tra l'altro non lo teresti subito. E soprattutto la gente subito si accorgerebbe di e non cadrebbe. Ma figurati, quindi questa roba qua in tanti paesi dell'Unione Europea, tranne l'Italia, ma che non abbiamo questo problema. Grazie a Dio! Tanti paesi stanno regolamentando, perché qual è il punto? Se questo bambino non ha potere decisionale su quello che i genitori decidono di far vedere della sua vita... Ma che è questo? Ma si domandano tutti il perché, no? Ma secondo loro... No! Ma Paolo, no! Ecco. Sta qua, per 20 minuti. Slenderman, aiutami! Chi vince la Champions quest'anno, Darione? Secondo me è l'Inter. La vedo carica. E l'Inter, ragazzi, è una bella Inter. Non so se ve ne siete accorti. Però è una bellissima Inter. Gang ci va contro con questo furgone. Oh, Oh, levati da sotto i coglioni che non mi funzionano i freni. Madonna, Atrix di merda, Dio cantante. Dov'è che... Oh, non era lui, eh. Questo è come il piuttosto che è usato a cazzo di cane. Quello Dio povero, quello è peggio ancora. Tanto per fare gli elenchi, sì. Allora, che ne so, possiamo andare al mare piuttosto che in montagna, piuttosto che... No. No, cioè, se tu dici possiamo andare al mare piuttosto che andare in montagna, quindi piuttosto che andare... Quella cazzo di casa in montagna di merda. Vai al mare. E fermi lì la frase. Non ho mica fatto nulla io, eh. Ma ti sei sicuro? Sei sicuro? Allora vieni un attimo in caffetteria, vieni. Che caffetteria? Ciao. Che è successo? È sparito. Ma che cazzo sta succedendo? Oddio. Ma mi voleva rapire! Mi sono difeso! Emeralds! Mi sono difeso! Signor Emeralds, mi sono difeso! Mi voleva rapire! Ah! Aiuto! Mi sono rotto la gamba, sicuro! Aia! Signore! Bisogna far cheat qui, eh! Mi può dare un medikit? Sto male! È sparito! No, lo devo vedere, stai calmo, porco puttana, di che? Innanzitutto so che qua questa cosa non va di moda, ma se uno non ha visto una cosa, se uno non ha visto ancora, non hai visto Star Wars, ho visto ovviamente, ma se non hai visto, come non hai visto Star Wars, sti cazzi, mettiamoci subito le cose in chiaro, se uno non ha visto, sto a morire, se uno non ha visto una cosa, è che tipo... Allora lo devi distruggere perché non ha visto la cosa. Ci può stare che magari non... Cioè, la libertà di anche di non vedere le robe, di non sentire le robe, di non leggere le robe. E su, no? Oh. Beh, io non ti ho mai detto una verità su una cosa. Cioè? Che siete intrisi, è sempre stato io! Punto. Lo sapevano tutti.
Non lo sapeva nessuno, caro io! Mi ha aiutato una psicologa a scavallare! Porca puttana! Ah, io veramente... Ormai, guarda... Slender! Sei bravo con la pistola, eh! Ma con le mani? Era con i pugni, vabbè. Gli telefonavo, sarà ricordato questa cosa. Io te ho con te! E io faccio... In che senso, Daniele? Tu mi chiamavi sempre, anni fa! E io faccio... Ma... Ok, scusami. Ma è stalking questo? Volevo... No. Volevo fare... Sì. Beh. Scusami, Daniele, da sempre. Cioè, adesso con una nuova coscienza. No, aspetta, il dialogo. Scusa. Scusa, Daniele. Volevo fare un video con te. E mi rispose anche... Guglielmo mi rispose e mi disse no. Alla youtuber Deathlist. Io non morirò! Io non morirò! Ultime parole? Io non voglio morire. Era una citazione, vero? Peccato, questa era una figa. Vabbè. Aiuto, ragazzi. Non infierire, magari. Sono Rodrigo Taddei. Ecco. Sono Rodrigo Taddei. Cosa vuol dire? Perché sbollano tutto? Perché questo è cinema, zio. Qua non riesco a posto, no? Vabbè, non ti ho il permesso. Ah, capito? Non deve fa- però se fai questa faccia ti vede. Sempre sto cazzo di effetto sonoro di merda. Sì, 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 sì. Da dove sì. Cazzo viene sto zoom? Da qualche stronzo che ha rovinato il cazzo. Rimetti tutto a posto immediatamente. Cazzo, subito. Cazzo. Ora? Ora? Ma oh, questa non è la fine di una gag. Chi è? Lo Slenderman! Oddio! No, basta. Premo 4, 4. Ori? Rest. Yes. Wow! 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 Ma è cliccato a caso, vero? Completamente a caso. Sono andato oggi a stamani. Prima della live, questo vedete questo alone nero? Quella è una carie, amici. Questa qua. E quel dolorino che sentivo, dicevo, no, durante la maratona, ma questo dente, strano, fa un pizzicorino, pizzicorino. Pizzicorino. Salve. Allora, Demo Goblin, se ha le palle, si va laggiù sullo yacht, party hard, la gente si fa venire a noto. Per forza. Pensi o speri se lo sai o ce l'hai in testa ti porterà te questo di strada. Ah, ok, ciao, piacere. E puntate una persona che non avevo ciao persona visto. Che non abbiamo mai visto. Running in the 90s. Aspetta che ci faccio un drift sopra, aspetta. Oh, ecco. No. Ah sì, vabbè, ma te, ma veramente ancora fai il replay del dolore. Minchia! The many hands, the eyes within, in sickness eyes the darkest seen. Father or child, stranger or kin, as body fails, our work begins. Bellissimo! Ma questo è uno dei rosoni, come cazzo si chiama? Eh sì, rosoni. Che si vedeva anche nel trailer, secondo me. Chi è lei? Sali. Ma non riesco sei a capire. Sei puntato, Sali. Sei puntato? Ah! Yeah. Meglio di Cagliostro. Troppe cose che non capisco. È successo qualcosa qui l'estate scorsa. Lei la quando la corsa tornata... comunque non dava cioè le lettere erano sbagliate. Come possono cioè come non si può pensare che sia una buona idea quella. Ma che sia un trailer. Ah, dici la scena? Sì, questa non era più la stessa. Perché le vuole vedere per forza? Cosa? Qui l'estate scorsa. Per forza. Lei la quando pagano per scrivere un film e tu ci fai 2 anni di scrittura e ti danno 10, 20, 30, 40 mila euro per scrivere una sceneggiatura. Quello non vuol dire fare un film, cioè quando dicono ti facciamo scrivere un film, non vuol dire minimamente fare il film. Vuol dire che il film poi, in caso trovasse la distribuzione, la produzione e la messa a terra di tutto quanto, si va sul set e poi dopo, cioè io c'ho un botto di amici miei che fanno come me regia, che hanno dei film che hanno montato ma che non hanno mai distribuito. Cioè che stanno lì ad aspettare e perché qualcuno... sono finiti in un limbo?
Perché in realtà la, la distribuzione è il più grande problema che c'è in Italia, ma da quello che mi dite anche nei publisher di videogiochi e in generale nel concetto in sé della distribuzione. Cioè, se tu fai un film, avere la possibilità di distribuirlo vuol dire che o tu a priori hai un accordo con una piattaforma, certo, o con un distributore che teoricamente ti dovrebbe coprire tutta la parte di soldi che ti arrivano dalla distribuzione, cioè la vendita di piattaforme, la vendita ai mercati esteri. Questa sorta di stalla di content creator, scuderie le chiamano loro, in realtà sono delle stalle, non hanno idea di cosa facciamo poi nell'effettivo su YouTube o su Twitch. Cioè sanno qualcosa, okay, ma sanno la superficie che noi gli permette di venderci ai brand, o gli permettono di o anche solo i numeri, sanno solo i numeri. I numeri gli permettono di inserire i prodotti, i product placement all'interno dei tuoi video, dei miei, delle mie live, eccetera, ma poi effettivamente non sanno al 100% come lavori, cosa pensi, quali sono i tuoi scopi, i tuoi sogni, a chi sei collegato, chi hai incontrato, cosa hai fatto quel giorno in live o su YouTube. Chiaro. E questo, cioè, poi conosco tutto l'universo di cose, no, che ti ruota intorno, no, vedono solo la parte umana, o non la parte anche la parte potenzialmente umana, di crescita, chiaro, umana, personale, che lavorativa. È quella più importante. E questa roba qua, purtroppo, mi aggancio per dire questo: negli anni scorsi era ancora più difficile da gestire per tanti di noi, cioè di quelli che facevamo sta roba. Perché? Perché non c'era una conoscenza ampia del mezzo come c'è adesso. Sicuramente lui è uno dei più bravi insieme a Power. Ma in Italia questo è il calcio, se devono da una svegliata le persone. Sì, datela anche te, ti prego, prendi un abecedario, rimpariamo a leggere. Scusate l'ignoranza, ma Blu non aveva fatto 50k, non 38k? Lui è molto confuso. E Zanna Edo non riesce, non ho capito bene cosa voleva sapere, però... Durazzi, misteriosi mondi, video ludici. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.